Zebra, dovresti... si è bloccato Zebra, si è bloccato Zebra, doveva condurre lui, Zebra, aiuto, iniziamo benissimo questa puntata di Casa con Bello. Kenny, con Zebra, La frizzato, mossa Zebra, Andreotti mi è aspetta, piaciuta. veramente, presidente, presidente, ok, che inizio, silenzio, quindi inizio io, inizi tu Linda, io non ero preparato a questa cosa, non ero preparato a questa cosa. Neanch'io, vabbè, inizio io. Vai, vai, Allora, vai. buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui a Casa McKennie con un ampio parquet, devo dire, siamo un sacco oggi pomeriggio. Inizio dalla new entry, Lia, ciao Lia, Ciao, ciao a tutti. Simone, ciao Simo. Ciao, Ping ciao a tutti, pong. buon pomeriggio. Ma a Ciao. me per forza lo dovevi mettere. Vabbè. Giusto. Fede è tornato, quindi gli lascio a lui. Vai Fede. Visto lì, Ping ti pong. ho detto, fai tutto ciò che non fai, che non faccio io, cioè casino. Sai che cazzo ho schiacciato, Villani? Lia Chi è che ci ha soprattutto. presentato? Lia, Lazzari? È solo loro, Ok, allora purtroppo. andiamo in ordine crescente. Andiamo. C'è Angelo in live con noi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Forza. Ok, perfetto. Linda, Ciao, ciao a tutti. che è co-conduttrice, nel senso che condurrà lei, io faccio le mie cazzate, e il direttore Fabio Villani, che oggi è agli effetti sonori. Sì, ho perso un attimino la schermata, quindi lo stavo per mettere, ma non Anche la posso mettere. dignità hai perso, Fabio, però è un altro No, discorso. Fabio, Quella non ce l'ho mai se ti avuta. comporti bene con gli effetti sonori, te li faccio fare anche a teatro, Fabio. Guarda, guarda che mi diverto tantissimo, io quindi Vedo, accetterei di fin buon troppo oserei dire. Va accetterei di buon grado, accetterei di buon grado, eccoli qui, va bene, li bene. tolgo subito, ok. Ok, allora ragazzi, oggi venerdì 14 gennaio 2022, ringraziamo Villani che come il calendario di Outlook prima mi ha ricordato giorno e data. Oggi ci siamo svegliati con una bruttissima prima pagina della Gazzetta dello Sport, possiamo dire un insulto al giornalismo. Ti vai giù pesante. E salutiamo albanese, Salutiamolo, salutiamolo caramente. No, ma l'articolo non è di albanese, però. Tra l'altro, Albanese aveva smentito un'ora prima quello che la Gazzetta poi ha No, ma detto l'articolo è di un'ora Davide dopo. Stoppini. Ma ne parliamo Chi dopo, cazzo Lazzari, è che... Davide Stoppini? Scusate. Dopo ne parlo, ho fatto Prima delle ricerche. facciamo, allora, prima vi faccio un attimino scannare e poi parliamo un attimino di questa questione rinnovo Dybala, rinnovo non Dybala. C'è da preoccuparsi dell'Inter, c'è da preoccuparsi che non Vai abbia... tranquillo, vai tranquillo, vai, 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 vai. Io No, scorro e è che poi. stavo... No, Fabio, non volevo dirlo così in live davanti a tutti quanti, però stavo un attimino digerendo, quindi stai tranquillo. Non era assolutamente tensione. Prego. Allora, io voglio chiedervi a ruota libera, perché tanto io non interpello mai nessuno, chi l'avrebbe mai detto che le parole di Arriva Bene avrebbero portato a questo? State calmi. Allora, voglio chiedervi un attimino, rinnovo di Dybala. Allora, io vi voglio chiedere, prima di quello che pensiamo tutti, no? Quindi che sarebbe un grande peccato, almeno quelli in live, non so, poi dopo se qualcuno ha un'opinione diversa in chat può scrivercela e noi la leggeremo, salvo poi insultarvi relativamente pesantemente. Grazie, breve ma intenso, signori. Allora, il discorso è, c'è un pro eventuale alla cessione di Dybala? Qualcuno ne trova uno? Per favore. Chi vuole iniziare? Come a Posso scuola, provare tutti silenzio. io? Vai, vai, Fabio. Finiscono le scuse? L'unico pro? Finiscono le scusanti, no? Cioè, si è sempre detto, non è decisivo, è un giocatore che non sposta niente, che cazzo gli diamo a fare 10 milioni a questo, che gli unici gol che fa sono quelli che fa con la spalla e col Chievo, che sono pure in Serie B in questo momento, togli Dybala e vediamo che fanno gli altri. Ma non è una cosa positiva, non è una cosa No, positiva. certo. Però togli anche questo peso e poi fatti la stagione veramente con Bernardeschi. Ma non è un lato positivo, è un lato provocatorio, ecco, non più che positivo. Sì, da quel punto di vista, poi finite le scuse, finiti gli alibi, no? Finito il capro espiatorio. Certo. Però
ne abbiamo bisogno noi, cioè nel senso la nostra tifoseria, non dico noi, toglieremmo di torno quelli del è colpa di Patatino, vedi? Trovano un altro capro espiatorio. Ecco, quello volevo chiedervi, cioè non è che filosoficamente parlando, proprio esistenzialmente parlando, questa tifoseria ha bisogno del capro espiatorio. Ce l'abbiamo sempre avuto, raga, eh? Ce l'abbiamo sempre avuto, perché ai tempi, se vi ricordate, con la storia era venuta fuori la polemica di Del Piero che firmava in bianco mettendo in difficoltà la società. Non so se vi ricordate questa perla del tifo juventino. Ecco. Angelo, dici la tua. Tu che sei saggio. Anzitutto vi chiedo se mi sentite bene o benino rispetto ti sentiamo, a prima. Ti sentiamo, perfetto. Ti sentiamo. Perfetto. Sì, ho pensato anche a Baggio. Ho pensato a Baggio, ho pensato a Del Piero, ho pensato a tanti numeri 10 che nella nostra storia, un po' tutti i giocatori di talento, sono stati messi in discussione nel corso degli anni. Però un giocatore divisivo, Bale, effettivamente 10 positivo, non l'ho mai visto. Io ti sento malissimo, anche Angelo. A me la so se... ti sentiamo... Ma Angelo, ti sentiamo malissimo in questo momento. Ok, adesso... Sì, va bene. Penso dai. Che Angelo adesso esca e rientra. Okay. Ok, Angelo, vai tranquillo. Allora... Utenti un'operazione di recupero. No, non voglio condurre, raga, però Lazzari non è un amico di Dybala solitamente. No, esatto, infatti volevo arrivarci. Cioè, tu, Simo, che sei... Non è che sei contro Dybala, anche perché sennò ti avrei già bucato le gomme dell'auto. Ma il... Che ricordiamo senza catene. Però... Qualche poliziotto sta guardando nella zona di Milano, andate a controllare se Lazzari ha le catene o meno. No, nel senso... Ce l'ho purtroppo. Giusto. Cioè, tu ci vedresti eventualmente un lato positivo? E io non rinnovo, assolutamente no. Cioè, secondo me bisogna distinguere il rinnovare con la permanenza. Per me Dybala si può dare via, ma non puoi perdere un giocatore così a zero. Cioè non esiste... Occhio a Nicolino per le catene. Occhio che tra poco c'è la sorpresa. Da questo a te, dovete stare con arriva. Noi perché oggi c'è la sorpresa. Cioè, state collegati. Personalmente Dybala lo rinnoverei a quelle cifre lì, che siano 8, 9 più 1, sotto i 10 secondo me va bene tutto. Poi la formula la troveranno, l'hanno già trovata, non lo so. Sulla permanenza dipende. Cioè se la Juve nei prossimi anni non può spendere, cioè Dybala deve essere un punto fermo di questa squadra, perché tu puoi anche andarlo a vendere per 50-60 milioni, che poi chi te li dà, in questo momento non lo so. Però poi non hai, in questo momento non hai né i soldi né l'appeal giusto per andare a trovare un sostituto. E quindi... Io lo denuncio, ve lo dico. No, è proprio... Perché poi tu sei nel... Io ti sto ascoltando, ma anche seriamente, no? E no, ma certo perché ti distrae. Sente, lo ve, ma perché giusto, prima lo vedi... Andate avanti, ma cosa ma volete? Perché se tu lo guardi, prima lo vedi che sorride. Sto sorrisone... Sì, perché lui è già sa già, pregusta già la reazione. È fantastico. Esatto. Dovete farci, no, ragazzi, il pubblico di Twitch vuole questo e io glielo do. Tu vuoi questo? Nessuno mi ha chiesto. Il pubblico di Twitch va accontentato, quindi pubblico di Twitch io lo faccio allora, per voi. Dopo il pensiero di Lazzari vi racconto che cazzo mi ha combinato prima Villani in Barone. Vai. Ah, posso finire? Sì, certo. È finito il momento bambino al parco giochi, ok. No, comunque mi fa ridere, per quello non voglio che lo fa. E... Mi hai fatto perdere il filo, che cazzo stavo dicendo? Di chi stiamo parlando? Ah, Dybala. Esatto. Allora, per me puoi anche darlo via, ma devi avere un sostituto valido. E in questo momento la Juve non si può permettere un sostituto, e quindi io dico che Dybala dovrebbe restare, ma... Ormai... è assodato che fisicamente non è più affidabile. Poi ho letto oggi gente che commentava la notizia di Dybala all'Inter, all'Inter con un preparatore serio. Non è questione di preparatore di Dybala, perché abbiamo cambiato preparatore, abbiamo cambiato allenatori e il suo problemino, i suoi due problemini stagionali ce li ha sempre, quindi
Non lo so. Per quanto riguarda quello che ha detto prima Angelo, è vero, la nostra tifoseria, parte della nostra tifoseria ripudia un po' il talento, è stato sempre così. Però secondo me Dybala, il problema su Dybala è che Dybala non ha mai mantenuto quelle promesse e quel, cioè ci si aspettava che diventasse Baggio del Piero, secondo me non l'è mai diventato. Mm. Cioè, ci si è avvicinato, però per motivi fisici, per motivi anche tattici, perché comunque... No, no, ma non ti devi non scusare. No. Volevo è una spiegare, tua opinione, è giusto spiegare. Che tu ce l'abbia, ci mancherebbe. Volevo spiegare, perché secondo me non è mai arrivato a quel livello lì, però in questo momento è il giocatore più forte della Juve, cioè insieme a De Ligt e Chiesa, sono i tre punti saldi. Anche di Chiesa bisognerà poi dopo vedere... Se adesso mi sentite, vorrei aggiungere una cosa telegrafica, se mi sentite bene. Però. Sentiamo per ora. Io sono arrivato alla conclusione che in questo momento la Juve abbia bisogno di stabilità e non possa contare su un giocatore così condizionante tatticamente è poco prestante da un punto di vista fisico, per quanto il talento, come diceva Simo, è indubbiamente il giocatore più importante della nostra fase offensiva. La nostra fase offensiva dipende da Dybala. Io però, anche magari con un altro allenatore, a questo punto, visto le poche certezze che dà Dybala, insisterei su Kulusevski, ad esempio. Secondo me oggi è sdoganato il fatto che Dybala non possa rinnovare rispetto a uno, due o tre anni fa, proprio per l'evoluzione che non c'è stata, a cui faceva accenno Simo. Ci scrive Stefano Pellone, esatto, parte della tifoseria non ha mai perdonato a Dybala di essere solo un buonissimo giocatore e non un fuoriclasse che cambi l'esito delle partite da solo. Sei d'accordo tu, Linda? Con il commento di Stefano in parte, perché io ricordo certe partite cambiate da Dybala all'ultimo con le sue giocate, ripenso per esempio a quel Juve-Lazio al 93esimo che ci ha praticamente consegnato lo scudetto in mano. Senza quel gol noi adesso magari staremmo parlando di tutt'altro. Poi potrei citare altre partite di Dybala, per esempio quel famoso Juve-Barcellona del 2017 allo stadio, ma ne ha di partite. Paolo ha quel problema, secondo me, che è stato esaltato troppo a suo tempo dalla stampa. Io mi ricordo i titoloni di Tutto Sport, La Gazzetta. Dybala come Messi. Sì, Dybala come Messi. Quando Messi è un fenomeno generazionale che capita una volta ogni 100 anni, cioè nessuno può essere paragonato a Messi. Parliamoci chiaro, il talento che ha lui non ce l'ha nessuno e forse non ce l'avrà nessuno per i prossimi 60 anni di calcio. E adesso c'è gente che si è fatta l'illusione a partire da quei titoli ed è rimasta disillusa su quello che in realtà Paolo è sempre stato un buonissimo giocatore, un calciatore in grado di decidere le partite perché le giocate le ha. Basta vedere Roma-Juve sull'1-1 cosa si inventa per pareggiarla e tenerci ancora a galla. Però non... E tra cui è nella categoria ottimi calciatori, non può essere qualcosa in più, perché semplicemente non lo può essere, perché Paolo Dybala è così. Do il benvenuto a Lore Giacomelli, l'avevo annunciato, benvenuto a Lore Giacomelli, che è la prima volta che ci scrive a Lore Biancora. Benvenuto, nuovo follower, grazie. Ragazzi, questo era programmato. Okay. Tutto programmato. Tu capisci che io sono nel sto qui che sto ascoltando l'intro, a un certo punto sento aveva finito, ho aspettato la fine dell'intervento. Linda, ho aspettato. Fermi, aspetta, ve lo dico che c'è un altro arrivo, quindi. Grazie. Okay. Benvenuto a Il Jordi. Benvenuto alla Jordi. Vabbè, grazie Fabio, non so neanche cosa dirti. Cioè. Lia, io ti voglio chiedere una roba su quello che ha detto Angelo, per farti esordire ti metto nelle condizioni di rispondere ad Angelo, che è una delle cose più facili di live. No, in realtà non è rispondere, perché Angelo parlava, insisterei su Kulusevski, che non è un
un'idea malsana. Che cazzo ridi, Lazzari? Non è un'idea malsana. Non è un'idea malsana. E lo dici, Lazzari, c'ha in testa il mio Juventus Genoa. non è un'idea malsana. Secondo te, la domanda è, secondo te Kulusevski può mai arrivare a quel livello di importanza a livello tecnico rispetto a Dybala? Rispetto a Dybala, ora come ora, secondo me nella Juve non c'è assolutamente nessuno. Se riuscissimo a mettere Kulusevski effettivamente nelle condizioni di dire adesso faccio quello che so fare per un tot di partite, potrebbe essere un buon punto da cui ripartire in caso di cessione di Dybala, posto che io Dybala non lo cederei, semplicemente perché, come ha detto Lazzari prima, ti danno 50-60 milioni e nel mercato di adesso 50-60 milioni sono una busta di noccioline e un bicchiere di acqua a Piovana. Perfetta. Quindi, ok, lo cedi, ti liberi di un giocatore che dà problemi dal punto di vista fisico, tiriamo via il capo espiatorio della tifoseria e poi tanto ne troveremo un altro di capo espiatorio, perché è nella storia della tifoseria della Juve cercare la scusa pur di non affrontare il problema. E qua di problemi ce ne sono parecchi. Dai più spazio a Chiesa, dai più spazio a Kulusevski, però poi alla fine non ti prendi nessuno e la squadra comunque rimane monca. Mm. Non considerando poi il fatto che Kulusevski in 2 anni ha fatto praticamente tutti i ruoli, escluso forse l'omino del gesso prima delle partite, ancora non si sa bene dove lo si debba collocare, dove voglia giocare lui, come dovrebbe giocare lui all'interno di un contesto tattico definito che noi non abbiamo. Confermo. Quindi potrebbe anche essere in una situazione un po' più stabile di quella in cui siamo noi adesso. Ok. Domanda di Arespini, vai, leggimela tu, Linda, che io non vedo una sega. Una semplice considerazione. È un caso che il giocatore più criticato dalla setta è l'unico nella squadra attuale che ha cresciuto Allegri? Domanda effettivamente... per niente cattiva questa qui. Chi vuole rispondere? Chi vuole provare a rispondere ad Ares Fini? Dai tu la parola, sei tu il conduttore. Chi perché, devo, perché devo? Io non sono come te che sono tirannide. Ma tu devi importi nel tuo ruolo da conduttore. Vabbè, dai Villani, rispondi te che hai cioè, le mani di protagonismo. Non è un caso perché anzitutto la setta, per come la conosco io, dà ancora la colpa tra i tanti, oltre alla bianconera e a Dani, dell'esonero di Allegri a Dybala, non so per quale motivo, ma è così. Lo sa Mineo ma non ce lo può dire, esatto. E poi anche per motivi di equilibrio, ragazzi, nel calcio di Allegri, Dybala sì, ha un ruolo perché oggi è l'unico punto di riferimento tecnico della squadra, ma è proprio perché è l'unico. Se ci fossero altri, io credo che Allegri sceglierebbe altri calciatori. Intanto mi sa che c'è qualcuno che sta entrando in live, ed è Manu. Ciao Manu. Ciao Manu. Ciao ragazzi. Ciao, per adesso solo McKenny, poi vedrò anche Manu. Ciao a tutti, vedrai solo McKenny. Di Sardegna in LB. C'è un po' di Sardegna in LB, in effetti. C'è Lia che è... Attenzione, suonino in arrivo, calma, ci sono 2 nuovi arrivi e abbiamo raggiunto una cifra importante. Perché grazie al follow di Lo Squincio e Juventino 61, lei bianconera in questo momento ha 2900 followers. Belli, puliti. Ce ne mancano 100 per i 3000, quindi fatevi sotto, ecco. Benvenuto però ai 2 nuovi ragazzi, Juventino 61 e Lo Squincio. Un numero che su YouTube abbiamo raggiunto dopo 3 anni, anzi forse 4. Esatto, grazie alla community. Su Twitch dopo 11 mesi siamo già a buon punto e noi puntiamo ad andare avanti. È sempre forza Twitch. Posso flexare un attimo una cosa che è incredibile? Intanto c'è un nuovo arrivo, vedi subito, aiuto. D'Alex Foranto, niente suonino perché devo flexare una cosa. Ok. Nel mese di gennaio, Lai Bianconera è vicinissimo nella top 10 dei canali sportivi di Twitch più seguiti in Italia. E considerando che noi non abbiamo gente che va in televisione, soprattutto non abbiamo i soldi,
è una cosa che per me mi fa commuovere. Quindi diamo tutti anche nella vita, soldi quanti non li abbiamo. Esatto. È un traguardo che è totalmente impensabile. Era l'unico momento dove ci voleva un audio. Quello di Pompiglio che dice: ti voglio i soldi, i soldi. Ma perché? Vabbè, tutti vabbè, a cazzo, vabbè, vabbè, ormai. grazie with the buzzer beater che ci fai i complimenti. I soldi, ci vogliono i soldi. Greek, eccoci qua con i suoni di Villani. Noi ci chiedono i soldi e noi invece abbiamo i suoni di Villani. Giusto. Allora, quanto si diverte Villani? Quanto si diverte Villani? Un botto. Tantissimo. Il nuovo Enrico Papi. Domanda, visti gli ultimi anni di Sandro e l'ultima prestazione, è arrivato il momento di affidarsi concretamente a Pellegrini? Lazzari, tua questa. Ma visti gli ultimi anni di Sandro, mi affiderei anche al panettiere della Continassa, se è per questo. Però Pellegrini è un buon giocatore, ma per il futuro secondo me non può essere titolare nella Juventus. Se vediamo una Juventus competitiva, almeno... Certo. A medio-alto livello, perché se ricordiamo sempre che Pellegrini, figuriamo... scusami Simo, Pellegrini non ha giocato né a Cagliari da titolare né a Genoa. Ma Pellegrini Genoa. È un onesto mestierante, può fare la riserva, ma non è un titolare da grande squadra. Dai. Poi se la Juventus del futuro è la Juve che ondeggerà tra il sesto e il quinto posto, Pellegrini è titolare capitano numero 10. Perfetto. Però nella Juve che immagino io e che spero immagini anche la dirigenza, Pellegrini è la riserva di un terzino sinistro titolare che deve arrivare al posto di Alessandro, che ormai è un giocatore da MLS. Antonino Messina, devi stare calmo, perché se ti spoiler il contenuto, il mio contenuto della puntata al minuto 27... Occhio, Angelo, l'audio oggi è totalmente Angelo sfasato. Angelo, oggi purtroppo con la connessione... Sta facendo Angelo, ti rimuovo dallo stream per, semplicemente perché non ti si sente proprio. Cioè, mi spiace. Dai. Ogni tanto vanno fatte queste scelte dolorose. Peraltro, Angelo è una perdita. Era l'unica punta di serietà che potevamo portare a casa McKennie. Allora, ma della qualità e della serietà non ce ne frega un cazzo. Bravo, Villani. Allora, andiamo avanti. Tra poco accendo la luce perché stiamo passando al lato oscuro lentamente. Angelo intanto giustamente ci riprova. Allora, volevo chiedervi un'altra cosa. Lazzari ha parlato di immaginario della dirigenza. Allora, io e Fabio è un po' che tra di noi stiamo facendo un attimino di analisi della comunicazione, no? Di questa Juve, e abbiamo trovato, poi adesso chiediamo a Lia, a Linda e a Manu se anche loro ci rivedono qualcosa, un po' di discrepanza tra le dichiarazioni di Arrivabene e le dichiarazioni di Allegri, nel senso che Arrivabene parla di risultati da ottenere sul campo e di vincere, mentre invece Allegri parla di vincere tra 1 o 2 anni. Arrivabene parla di rinnovi che vanno discussi, che vanno visti, che nessuno è sicuro, che nessuno è sicuro al proprio posto, che se ne parlerà a febbraio. Allegri invece vuole costruire il suo gruppo, no? Ha chiesto fondamentale Dybala al centro del progetto, tant'è anche all'inizio appunto le notizie che c'erano del rinnovo di Dybala erano appunto in questa direzione, per specifica richiesta del tecnico. Allora, cosa sta succedendo? Cioè, c'è una Juventus ramo tecnico, per chiamarlo così, quindi la parte di squadra, di campo, che rema in una direzione, una Juventus ramo dirigenziale, curatore fallimentare, tra virgolette, che rema in un altro? Lia. Secondo me sì, in parte, nel senso che non è che remano in due direzioni opposte. Secondo me è un po' la mano destra che non sa quello che fa la sinistra, o che si picchiano un po' a vicenda. Allegri giustamente parla di vincere tra 1 o 2 anni perché vuol tirare acqua al suo mulino, vuole un attimino pararsi il culo, giustamente. Non è che deve dire sì, vinciamo, facciamo il triplete quest'anno e poi si ritrova in pubblica piazza a fuoco come Giordano Bruno.
arriva bene, secondo me è un bravissimo manager, però troppo manager e troppo poco uomo sportivo a livello proprio intrinseco. Quindi bada molto al bilancio, a quello, al libro paga, alla parte tecnica di un'azienda. Giustamente anche in questo caso, secondo me un pochino non sa neanche come gestire bene la comunicazione tra quello che effettivamente va fatto per tenere a galla un'azienda, perché siamo un'azienda, e quello che si dovrebbe o non si dovrebbe dire ai tifosi. Non si parlano tra di loro, secondo me, si tendono un po' a pestarsi i piedi a vicenda, non so se per scelta o per distrazione, tra virgolette. Sì, questa discrepanza un po' c'è. È effettivamente anche quella che... Attenzione, c'è l'ora 97! Aspettava la mia trombetta, invece gli ho messo il Comes the Money, perché si abbona alla bianconera, abbonamento con Amazon Prime, totale 9 mesi, grazie mille. Però pensavo che lì avesse finito, quindi l'ho interrotta, scusami, ti prego, scusami, non volevo. Questo è il caso. Dobbiamo aggiornarci sul timing, però, Villani, dobbiamo aggiornarci sul timing. No, ma Villani, hai presente i vecchi quando stanno al telefono, così? Questa era l'ultima mia apparizione con la bianconera. No, non dite ste robe, questa non dite che sono... Oh, per favore, non dite ste robe, veramente. No, assolutamente no. Io mi immagino, scusa, Villani, scusa, che è lì che sudano. Ma no, l'avevo anche avvisato prima, in chat privata, e poi a Lazzaro va pure rispondere. Direttore, ma Lia stava facendo un'analisi perfetta, la finiamo così. Nemmeno arriva bene, fa sti autogol. Questo è nonnismo. Ha pienamente ragione. È incapacità. È incapacità. È l'iniziazione, questa è l'iniziazione. Sì, ma infatti è superata questa foto. Villani è un aziendalista. gli davate del Democristiano per citare un grande uomo, se la prendeva meno. Vai, Lia. Ho perso il filo anche io. Ma esatto. Guarda che qui è così, cioè, non ti devi preoccupare. Ma a casa perché, dai, su. Niente, quindi dicevo, secondo me arriva bene un ottimo manager che però non sa fondere come si dovrebbe fare la parte strettamente manageriale con la parte di campo, perché alla fine, per quanto sia un ottimo manager, noi non è che siamo un'azienda, siamo una squadra di calcio che è anche un'azienda. Quindi dovrebbero parlarsi un po' meglio tutti quanti, questo sì. Per quanto ripeto, probabilmente le dichiarazioni di Allegri sul vincere tra 1 o 2 anni siano anche discrete. Ti interrompo perché mi hai dato uno spunto interessantissimo per fare una domanda a Manu. Noi adesso abbiamo più bisogno di un dirigente, cioè, o meglio, di un amministratore delegato, che è diverso, di campo o che guardi al portafogli, secondo te, Manu? Ma secondo me abbiamo bisogno di uno come Marotta, che era capace di fare entrambe le cose. Perfetto. In qualche maniera. Io e Villani abbiamo appena avuto... A me si è otturato il ventricolo sinistro. Però no. No, però... ma lo capisco. No, io ho capito. Capisco. Sì. Sì, anche io ho capito cosa intendo. Cazzo, ci mancherebbe, voglio dire. Almeno fino a qui. Vai, Manu. No, comunque, ritornando un attimo solo a quello che si diceva su Arriva Bene, oggi in conferenza stampa Allegri ha detto che i giocatori in scadenza di contratto non sono un problema e che al giorno d'oggi queste situazioni sono diciamo frequenti, no? Di questi giocatori che vanno a scadenza e non sanno mai se rinnovano o si accasano poi in altre squadre. E lui però dice anche che Arriva Bene ha parlato sul mercato a nome della società, che poi le valutazioni verranno fatte a marzo, perché in questo momento noi siamo fuori dalla Champions. Quindi ovviamente credo che lui si riferisca anche un po' a quelle che sono le valutazioni su di lui, cioè spero. Anche perché
A questo punto credo che il, come si dice, la parte, il suo lato B inizia a bruciare un pochettino. Probabilmente in questo momento non va molto a genio ad arriva bene, e la cosa penso che sia abbastanza reciproca da quello che si può percepire. Ok, ringraziamo, anzi ringrazia tu Linda, che così almeno ci vedi. Ma scusate, allora vogliamo ringraziare Avanti NBA che si è abbonato per il secondo mese di fila, e non so se con Prime o con altro, e anche in bocca al lupo, in bocca al lupo qui Gabriele Grassi Gigi, che si è abbonato per il settimo mese di fila, grazie da tutto lo staff. Vedevo il sorrisino di Villani, era pronto. Allora, stavolta ma, scusa, ma non puoi prenderlo come regista per le... No, per ma infatti gliel'ho detto, guarda, se ti comporti bene ti faccio fare gli effetti audio a teatro. Secondo comunque me no, Randy NBA non si scusate, Randy NBA non si è abbonato con Prime, quindi veramente grazie. Non vedevo, pagando, quindi grazie. Non sono un... ma noi non... Cioè, guarda, sono un capitalista senza persona. Prime. Federico, bravissima persona. Allora... andiamo a bomba sul tema, no? La prima pagina della Gazzetta. Oggi era bruttissima quella prima pagina, di non si poteva vedere. L'Inter che avrebbe in caso, in progetto, nel caso la Juventus non dovesse rinnovare Dybala, sogno Nati per vincere che arriva con la motosega dietro di lei. No, Nati per vincere ma già pagato, quindi in live con la bianconera, se ci sono io non ci viene. Il discorso è... Noi ci dobbiamo effettivamente preoccupare per dell'Inter in questo momento come legittima pretendente per Paolo Dybala? Chiedo a Fabio e vado ad accendermi una luce perché non vedo niente. Poi alla fine vi dico quello che penso io. Sì, dobbiamo preoccuparci dell'Inter se la Juventus deciderà, come pare, di tirarsi indietro rispetto alle cifre che ha proposto precedentemente. Uno, perché Marotta e Dybala hanno un rapporto strettissimo da tanti tanti anni. Marotta è stato il protettore di Dybala fin quando è stato alla Juventus, l'ha portato alla Juventus assieme a Paratici, poi con Paratici e gli agenti di Dybala le cose sono andate male, però Marotta è quello che ha preso sempre la posizione di Dybala, sia per quanto riguarda il suo rinnovo, quello dell'estate 2017, ragazzi, gli dà la 10 e il contratto da 7,5. Poi per la questione dei diritti d'immagine, Marotta, tranquillo, Paolino, siamo con te. Marotta è un uomo di Dybala, se passatemi l'espressione. Quindi, calcisticamente parlando e anche economicamente parlando, un po' preoccupato da parte dell'Inter, lo sono, ma sono più preoccupato per la Juventus. Cioè, per quello che vuole fare la Juventus. Perché, scusatemi, ma se tu raggiungi un accordo verbale o una bozza di precontratto e metti quasi nero su bianco certe cifre, e due mesi dopo, anzi forse meno di due mesi dopo, tu dici, ops, scusa, trattiamo al ribasso. Con qualunque calciatore, uno, non ci fai una bella figura con gli agenti che guardano a questo teatrino imbarazzante. Due, dimostri di essere una società che campa alla giornata. Quindi cosa cambia tra la situazione di Dybala due mesi fa e quella di oggi? Perché ha giocato una brutta partita con l'Inter, ha giocato una brutta partita contro chi? Contro il Napoli. È questa la discriminante che vuole arriva bene per diminuire la cifra del contratto di Dybala, ed no, è una cosa però, molto Fabio, molto grave, molto. Oppure no, mi viene da pensare, Angelo, io credo che tu vai nella stessa direzione mia, che sono convinti che i soldi della Champions l'anno prossimo non ce li hanno e quindi dicono, occhio, che facciamo? Diamo 10 milioni a un giocatore che ha dei problemi fisici e che il prossimo anno magari non potrà giocare in Champions League? Pensiamoci due volte. Però ragazzi, è campare alla giornata, è campare alla giornata. Facciamo la spending review per il creatore di valore allora. Facciamo la spending review. Intanto c'è una donazione di 100 bits. Questa... Però vai, Angelo, vai. No, questa offerta al ribasso, ammesso che sia vera, noi non è dato saperlo, dobbiamo aspettare, insomma, i prossimi mesi per vedere. È indice di poca serietà, questo è indubbio.
Però che i mesi di Dybala abbiano indotto la Juve a una riflessione, secondo me è una cosa legittima, soprattutto se credi in Allegri. Ripeto, ragazzi, Dybala è il giocatore più forte in avanti, è il giocatore da cui nascono le occasioni, e la squadra con e senza Dybala è diversa, questo è palese. Però per il futuro, con Allegri in panca, secondo me è un dubbio legittimo da porsi. Poi è un peccato perché ci aspettavamo altro da Dybala, ci aspettavamo che lui diventasse un giocatore da 10 milioni l'anno. Ma oggi Dybala per questa Juve è un giocatore da 10 milioni l'anno? Domanda è... Nessuno merita 10 milioni o 9 milioni o 8 milioni o 7 milioni. La domanda è legittima. Nessun dirigente, nessun giocatore, nessun allenatore. Soprattutto nessun allenatore. La mia domanda... Stiamo facendo un ragionamento, secondo me sbagliato, nel senso che Dybala, al di là di quello che può chiedere come stipendio, ad oggi rappresenta la juventinità. Almeno per me, credo che per gran parte degli juventini, no? si parlava prima su redazionale, leggevo sia Matteo che Riccardo che parlavano di questo, e mi trovo d'accordo con loro. Da quanto tempo non c'è una figura come Dybala alla Juve? Chi è stato io, Manu. Del Piero? Bravo. Ok, perfetto. Quindi, secondo me, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, a livello societario, anche a livello sportivo proprio di risultati, la Juve non è scema, non lo sa che non può perdere questa figura. È andato via Ronaldo, ha acquistato tanta pila, Juve prendendo Ronaldo, e non può rischiare di perdere la sua figura più importante oggi, perché che se ne dica non è Chiellini, secondo me. Per quanto sia un grande professionista, oggi la figura più importante a livello mondiale per la Juve, secondo me, è Dybala. Tornando, e io non mi preoccuperei del però Milan, sinceramente. Perché una società sana, però, Manu, come il Milan. Sì, concludo solo l'intervento, così poi lascio parlare gli altri. Secondo me Dybala, non, anche qualora decidesse di non rinnovare, non andrebbe mai all'Inter. È troppo juventino e ha troppo rispetto per i tifosi juventini, secondo me, per andare all'Inter. È anche giusto che faccia un'esperienza probabilmente all'estero. Sarei curioso di vederlo in un altro contesto che non sia quello del campionato italiano. E quindi io non mi preoccuperei più di tanto, sinceramente. Angelo? Volevi dire qualcosa? No, dicevo soltanto che una società sana come il Milan ci ha dimostrato che i pezzi sono intercambiabili. Anche giocatori apparentemente insostituibili sono intercambiabili. Secondo me è molto più importante che noi torniamo a essere una società sana piuttosto che legarci a Dybala con tutte le incognite del caso. Però è una visione ovviamente che non troverà molti riscontri ed è molto fredda. Però in un'epoca in cui Allegri è allenatore della Juve, Agnelli è presidente, dobbiamo essere freddi, secondo me. Abbiamo l'obbligo di esserlo. Oh, ragazzi, round di NBA. Ci hanno dato 200 ore e 100 prima. Sì, prima... oggi si fotta la spending review, che vola, vale anche come risposta ad Angelo, secondo me. Basta. Giusto. Grazie comunque, Federico, veramente grazie mille. Ma figurati, Fabio, ci mancherebbe. No, posso... No, Federico è Randy NBA. Ma va, no, sono nato in... No, io vorrei approfittarne per fare un appello. Se siete appassionati di NBA, i ragazzi di Randy NBA sono bravissimi, veramente. Randy NBA, risposta rapida, Knicks o Nets? Nel modo risponde Miami Heat, lui, da persona sana. Io ho chiesto tra due, Ok, vabbè, rispondi. Se non hai Federico... risposta... Come rispondi? Se ricordati degli amici. Se non arriva la risposta, so che cosa. Ma va a cagare. Allora, Lia. Io avrei risposto: guerra tra falliti non mi interessa. Poi aspetta, guarda come cosa aggiunge. Sì, va bene, bravo. Hai perso questo, lo spettatore, non lo avrai. Questo lo sappiamo anche noi. Esattamente. Allora, Lia, ti volevo chiedere,
Tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere l'impatto emotivo che potrebbe avere un giocatore come Dybala all'Inter, che voglio dire, potrebbe essere devastante. Io mangio, penso, io mangio lo stesso. Beh, vabbè, ha tolto Lazzari. Che non... vabbè, lasciamo perdere. No, no, aspettate un attimo però. Sull'aspetto calcistico, quindi non emotivo, non affettivo, Dybala all'Inter ha perfettamente senso. Ha purtroppo, ecco, io purtroppo. Invece sono completamente contrario a questa visione, ma dopo ve la do io. Volevo chiedere invece a te, Lia, come lo andiamo a sostituire uno come Dybala? Cioè, chi prendi tu domani, che sei Cherubini, o meglio, cioè, sarebbe anche meglio, però vabbè, chi prendi tu domani per sostituire Paolo Dybala? Non prendi, cioè, per sostituire Dybala, per prenderne uno come Dybala? No, non nel prendi. Senso, per a livello, è... scusami, non mi sono spiegato bene, a livello anche di immagine, cioè, oggi come oggi Dybala, io che... A livello di immagine, oggi Dybala è il giocatore più della Juve, ok? Chi vai a prendere per sostituire con quel appeal Dybala? Perché qualcosa bisognerà fare, non si può pretendere che Chiesa diventi Dybala, no? No, assolutamente. C'è anche da dire che Dybala è diventato Dybala. Sì. Noi non l'abbiamo preso che era chissà quale star internazionale. Dybala è diventato Dybala con gli anni. Ha fatto un'ottima prima stagione, ha fatto le due con Higuain che per me sono state l'apice della sua carriera. Si è legato, ha preso la 10, ha preso il rinnovo, eccetera, eccetera. Dybala è diventato Dybala da noi. A livello di appeal è difficile rispondere, ma perché... sostanzialmente la tifoseria juventina, parte della tifoseria juventina, siamo viziati, abbiamo la puzza sotto il naso, ci mettiamo molto ad affezionarci e molto poco a disaffezionarci. Quindi è un po' un mezzocampo minato, perché se prendi un centrocampista barra attaccante, barra trequartista, chiunque voglia prendere Allegri per eventualmente rifare la squadra se parte Dybala, se lo prendi troppo giovane, lo bruci completamente, perché torniamo al punto di partenza di avere un 22enne, 23enne, con la responsabilità di sostituire Dybala, a livello tecnico e a livello emotivo. Lo stai mandando, sì, a morire. Anche perché noi siamo la tifoseria che è riuscita a partorire il pensiero che è nel sostituto di Ronaldo. È una puttanata, veramente indegna dell'intelletto umano. No, e sai qual è il problema, Zebra? È che questi vanno a Canale 5 a dire ste puttana, sì, sì. Vengono pagati per dire Fabio, queste puttanate. Ma loro sono quelli bravi, lasciamogli fare quelli bravi, vabbè, no, perché siamo quelli meno bravi. No, parliamo del soggetto, è un amico di Allegri, sarà un caso, sì, certo. Ma è una... Io posso anche fare il nome e il cognome, non ho un problema. Sì, no, ma diciamo, Sandro Sabatini. Sandro Sabatini, lo faccio. Sì, no, ma quello che dice è un'infamia nei confronti del giornalismo, perché volto a salvare il suo amico, non è una cosa oggettiva, non è un intervento da giornalista. Oltretutto queste sono dichiarazioni sempre che... quando qualcuno può farle, le fa su Moise Kean. Sarebbe anche lecito chiedersi il perché succeda sempre questo. Allora, do la mia visione sulla questione Dybala Inter. Questa la rispondiamo dopo, dai, questa rispondiamo dopo. Cos'era? Sembra, cosa pensi degli autogol su DAZN? Ok, do la mia visione sulla questione Dybala Inter. Perché mi rifiuto di rispondere a questa domanda. Sabatini è un horcrux di Allegri bellissimo. Ragazzi, c'è Cree che ci sta donando 100 bits e poi 145 bits, vi devo interrompere però, grazie mille Cric, effetto per te nella maniera più assoluta, grazie mille Cric, di cuore, grazie mille. Effetto oggi siete molto generosi, grazie. No, ma è Villani che gli ha fatto il bonifico a sto ragazzo con Postpay per dirgli oh, dona sti cazzo di bits che metto due effettini. Allora, no, vi do la mia visione su quello che è Dybala Inter. A me questa sembra una marottata, cioè? La velinata tipica che fa Marotta quando c'è bisogno di farle.
Era questa. Marotta l'ha sempre fatto, lo faceva quando era alla Juve, lo fa anche da quando è all'Inter, per mettere pressione alle avversarie, giustamente è il loro lavoro, lo devono fare, non denota essere cattivi, denota saper fare il proprio lavoro, quindi prendere appunti da questo punto di vista almeno. Marotta è uno che tende a far uscire notizie sui giornali per creare un attimino di terremoto, diciamo, tra virgolette, mediatico da altre parti e togliere un po' anche di pressione dalla sua squadra. Soprattutto lo tende a fare quando c'è il mercato, ma come giusto che sia, per l'amor del cielo. Ripeto, non è colpa di Marotta, non è Marotta che è cattivo, o la Gazzetta che è cattiva. Io trovo che questa sia una marottata per tre motivi principali. Primo è tecnico. Primo è tecnico nel senso che ad oggi la seconda punta dell'Inter ha un nome e un cognome su cui l'Inter ha investito tanto e su cui l'Inter vuole continuare ad investire tanto. Lautaro non è e non sarà mai una prima punta, almeno non nel sistema dell'Inter di gioco. Lo so, è una cosa difficile da accettare, però per fare la prima punta lì devi essere un pingone. Quello non si discute. Mentre invece il secondo motivo è economico, ragazzi. Cioè, Dybala, l'offerta della Juve, se è bassa, quant'è? Uguale a prima? Sono parecchi soldini. Sono parecchi soldini di cui oltretutto l'Inter non potrebbe neanche usufruire del famoso decreto crescita, che potrebbe aiutarla eventualmente a sopperire almeno alla parte di tassazione, ma in questo caso non se ne può, non si può fare. La terza motivazione è più che altro la mia più grande preoccupazione. La terza motivazione è che Dybala, secondo me, se dovesse poi effettivamente non rinnovare, cosa che, badate bene, io credo che alla fine la Juventus, facendo quattro conti a livello di immagine, a livello anche di ritorno commerciale, ragazzi, le magliette, io lo dico da quando abbiamo venduto Ronaldo, le magliette in un modo o nell'altro vanno vendute e non le vendi con De Sciglio, né con, per quanto ci piaccia, Locatelli, né con, per quanto ci piaccia, le vendi con Chiesa e Dybala, le magliette. La Juventus credo che alla fine lo rinnoverà. La mia più grande preoccupazione, ed è il motivo anche per il quale secondo me Dybala non diventerà un giocatore dell'Inter, poi posso essere smentito, ma secondo me è logica, è che probabilmente se Dybala dovesse andare via dalla Juve andrebbe al Barcellona. Secondo me ci sono tre squadre. Secondo me l'Inter non è una di queste. Secondo me sono due, Fabio, e te le dico io. Vai. Vado? Una sì. È il Barcellona e l'altra è il Tottenham. E allora, sul Tottenham era una di quelle, però, ragazzi, ripeto, Paratici e Dybala sono lasciati molto male. Quello è vero. Quello è vero. Quindi secondo me Conte lo vorrebbe. E ma anche lì non sono troppo sicuro, non è proprio il paradigma del giocatore di Conte, anche perché fa Dybala. Però come seconda punta. Ma non è che gli poca intensità per il lavoro sporco che deve fare. Poca intensità. Per essere una seconda punta di Conte ha poca intensità. Paolo. Esatto, io sono d'accordo con l'altra l'ha detta l'Airone, secondo me è l'Atletico. No, però se fosse posso dire una cosa, se fosse Dybala, escludendo la Juve, se fossi Dybala tra Inter e Atletico, vado tutta la vita all'Inter. Sì, ma non vado contro i miei interessi, vado contro i miei interessi. Anche perché prima si faceva il nome di Joao Felix. Joao Felix che è un giocatore volendo il più simile che troviamo a Dybala nel panorama europeo. E la situazione è anche parallela rispetto all'Atletico Madrid, perché secondo me Simeone lì ha sbagliato a non valorizzarlo, a non crederci. Adesso quest'anno sta facendo un po' meglio, ma il talento di Joao Felix è indiscutibile, però nel sistema Atleti non ha funzionato, quindi Atleti lo escluderei a prescindere. Sarebbe affascinante il Barcellona, non so chi io ragazzi c'era. Soprattutto io ragazzi no il Tottenham la CL purtroppo la fa io tenderei ad escludere l'ipotesi Inter per una questione soprattutto economica e tattica. Poi da altri punti di vista, se Dybala dice guarda per fare lo sgarro alla Juve, ma dubito che sia una persona di questo tipo perché non lo è, io credo che alla fine bisogna stare tutti calmi,
E io credo che alla fine Dybala rinnoverà con la Juve, perché conviene al ragazzo e conviene alla Juventus. Però posso farti una domanda? La faccio sì, sia certo. A te, Zebra, ma anche a Lia, magari a Linda. Certo. Io faccio un piccolo resoconto di quello che è successo come in una voce di un telefilm, nelle puntate precedenti. Vai, vai. Ecco, negli ultimi 3 anni Dybala vince l'MVP del campionato di Serie A del 19-20. Mm-hmm. Si vede spiattellato sul giornale che vuole 15 milioni. Possiamo dirlo oggi che è una fake news? Direi di sì. Direi di sì che è una fake news. Grazie Guido, sei sempre come ciao stato, Guido, un grandissimo giornalista anche tu, bravo. Ciao Guido. Poi, no. Ah, ma tanto ragazzi, se bisogna fare la lista dei giornalisti competenti, cazzo, li conto io su 5. L'anno precedente mi sono dimenticato di una cosa. L'anno precedente Dybala rifiuta una proposta dal Manchester United. E ok, uno può pensare... amo la Juve e voglio starci, ma il Manchester United non è che offrisse a Dybala un contratto inferiore rispetto a quello che prende. No, in realtà lì Dybala erano 10 pippi per Dybala, sì. E noi avremmo dato 10 pippi attorno ai 10 pippi a Lukaku, quindi pensate a queste cose qui, Poi passiamo avanti, vi ho detto MVP del campionato e richieste di 15 mai arrivate. Agnelli che gli dice ti paghiamo come un top 20. Con un top 20. Oggi 8 più 2 è un top 20, non lo so. Se tu ribassi e lo stipendio, non dico che è inferiore a quello che prende oggi, prende 7. Sì, hai ragione Fabio, tutto quello no, che no, dici no, no, tu... no, aspetta, fammi finire. Se io ho sul tavolo un paio di offerte perché la Juventus mi ha trattato in un certo modo e vado all'Inter, io, Villani Fabio, nato a Maglio il 22 aprile 1990, a fare la parte di Dybala, sei un uomo di merda, non ci sto. È una trattativa, non dico nemmeno arriva bene se è un uomo di M, perché non è mia competenza. Se la Juventus non vuole rinnovare Dybala, non lo rinnovi, è una scelta lecita. Se Dybala vuole firmare per l'Inter, vada all'Inter, è una scelta lecita. Certo. Patti chiari e amicizia lunga. Certo. Punto. Assolutamente. Io dubito che succederà Fabio, questo. Fabio, c'è un abbonamento, vai col sonoro. Sì, vai non lo vedo però, scusate. No, ragazzi, non c'è, non lo vedo. 16:50, sotto spippolatore, ho visto. Benissimo. Ciao, spippolatore. No, dove cazzo lo vedo? Non c'è. Ragazzi, non lo vedo. Sotto spippolatore. Mi dite chi questo è? No. Dai, non è un abbonamento, è un follow. Però, no, certo, hai fatto benissimo a farmelo notare. Quindi, grazie per il tuo arrivo alla Bianconera. Grazie mille, Pronto. Okay. Villani, hai messo il suono, adesso rispondo. Tutto quello che dici è verissimo. Ribadisco, conviene alla Juve e conviene a Dybala restare alla Juve. Il massimo, io lo dico a... se non si rinnova Dybala, pretendo Vlahovic a Torino, dormi pure tranquillo. Io non voglio gli Scamacca, bla bla bla. Dormi tranquillo, che tanto non è che il non rinnovo di Dybala ci fa prendere Vlahovic. Il non rinnovo di Dybala forse ci fa prendere le calze di spugna al mercato. Ascoltami, io quello che voglio dire è, conviene a Dybala questo rinnovo? Perché bene o male lui si è costruito un'immagine di uomo squadra. E non lo dico io perché lo dico io perché lo percepisco così, ma basta vedere anche, ragazzi, oggi come oggi, il commercio della propria immagine è fondamentale per questo tipo di lavoratori, perché è quello che ti dà un ritorno anche a quelli che le partite molto banalmente non le guardano, ma ti seguono sui social, ok? Dybala si fa una foto al mese con Del Piero. Punto 1. Punto 2. Non sarà mai, in nessun caso, con tutta la stima che ho io di Dybala, un giocatore tanto importante quanto lo è in questo momento per la Juventus, e lui lo sa. Perché alla Juventus lui è il numero 10 e capitano. E in campo, poi c'è Chiellini, per l'amor di Dio, con cui peraltro penso che ci sia anche un buon rapporto, eccetera, eccetera. Il discorso è questo. A Dybala non conviene andare via dalla Juventus, perché Dybala fuori dalla Juventus è uno come tanti. Ma come tanti, raga. Ma non secondo perché... Me, ma non è stato... Fammi finire. Però è stato rispettato
dalla Juventus, è stato trattato come uno dei tanti. Fammi finire. Dalla società, c'hai ragione, della Juventus. C'hai ragione, hai perfettamente ragione, ma considerato anche questo, ti dico, io, Zebra, che domani Villani mi viene a dire guarda Zebra, la cosa è questa, che cazzo è successo qui? Non sono stato io, ragazzi. Cos'è? Okay. Vabbè, c'è un certo punto, ce l'ho solo io. Non c'entro niente. Guarda Zebra, da domani casa McKenny non la fai più tu, grazie Fabio, sarebbe l'ideale, però nel senso d'ora in poi fai una live quando te la dico io, cosa faccio, vado a Juventus? Quello lo lascio fare ad altri, io faccio quello che, cioè io sto dove mi sento apprezzato anche dai fan, che cazzo me ne frega, cioè voglio dire col dirigente io ci, cioè non è solo una questione di soldi, secondo me. Dybala va oltre la questione di soldi, se no, come dicevi tu, andava allo United. Vabbè, posso dire farvi... una cosa? Posso dire una cosa breve. Fabio? Sì. Perché sennò poi si perde il filo. Volevo collegarmi a questo che ha detto Fede. Secondo me, lo stesso tipo di personaggio, cioè la stessa figura, Dybala la può trasportare al Barcellona, perché tolto Messi. Adesso non voglio fare il paragone con Messi, Dybala, cioè nel senso non voglio dire che Dybala è uguale a Messi, perché per carità di Dio. Però secondo me potrebbe diventare in una squadra come il Barcellona Dybala una bandiera, per me. A livello di immagine anche, a livello di immagine. Cioè potrebbe essere al Barça? Sì. Ecco, è quello che ti dico, io sono preoccupato solo da una squadra del genere. Solo da una squadra, esatto. Solo da loro, proprio solo da loro. Anche perché sono loro che potrebbero permettersi di dargli quello stipendio che sarebbe poi probabilmente magari lo stesso che potrebbe dargli la Juve. Sì, sì, sì. Sentite, ma c'è un contributo audio su questa questione del rinnovo. Vai. Io vorrei farlo. Ah no, sì, giusto. Questa è la sorpresa. No, questa è la sorpresa. Tanto il dissing l'ho già fatto io, facciamo anche il secondo, ma non è Fabio. Un dissing, cioè, no, è un contributo audio di una persona interessata agli eventi, quindi questa è la sorpresa della puntata di Casa McKenny di oggi. Tra l'altro lo dico, io a lui gliel'avevo preannunciato, però non mi ha risposto, secondo me è contrarissimo a questa cosa, però non me ne frega un cazzo. Blanchi... Perché tanto io sono villano e decido. Esatto, esatto. Prego. Paolo Dybala Freestyle. Oh, sì... Il rinnovo di Dybala che si fa, o si fa, o si fa, o si fa. A 180 sul raccordo, non vedo bene. Luci blu e Nick il finanziere. Perfetto. Direi che meglio di così. Dopo il bip, io ho sentito Nicolussi Caviglia. È stato bippato. Confermato. È stato bippato. Nicolussi Caviglia. Nicolussi Caviglia, confermato. Volete risentire? Confermato. Chat, lo volete risentire? Sì, certo. Si è sentito bene. Spieghiamo anche. Madonna, che cringe. Ma non è una cafonata. Vergognati. Ma come una cafonata? Ma fallo risentire. Scusate, vai. Dybala freestyle. Oh, se il rinnovo di Dybala che si fa, o si fa, o si fa, o si fa. A 180 sul raccordo, non vedo bene. Luci blu e Nick il finanziere. Col beep è bellissimo, ragazzi. C'è anche una versione senza beep. Ma col beep è ancora più bello. È vero, col beep è più bello. I nostri spettatori devono sapere che questo pezzo segue tutta una serie di dissing e rappati che noi abbiamo fatto in chat. Tra l'altro io prima o poi li lasceremo, secondo me, come bonus... No, neanche io perché non sono capace. No, noi facciamo i ritornelli, Angelo, come Coez. Sì, 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 facciamo coreografia. No, ragazzi, no. Antonio è bravissimo. Antonio è veramente bravo. Bravissimo. Antonio è veramente bravo. Infatti faremo la sfida freestyle tra lui e Shadow. Infatti stasera siamo tutti teorici, ma prima esatto, di entrare... stasera, ragazzi, no, 22, siamo tutti teorici, c'è Antonio, c'è Claudio Pellecchia, c'è Kravos che torna. E spera quindi... e basta, anche, sì, sì, eccezionalmente. Sì, sì, sì. Va bene, va bene, va bene. Dai, va bene. La gravidanza. Sì, sarà la vero. Sigla. Ma sarà la nuova sigla. Potrebbe essere. No. In loop.
Allora, che comunque è meglio della sigla soft porno che mette Villani ogni volta che c'è il countdown. Anche quella prodotta da Blanche, perché Blanche è il factotum. È cambiata, è stata cambiata adesso. È stata cambiata. Sì, abbiamo messo quella Tamar. Quella Blanche è diventato il factotum audio, però ha dovuto lasciare gli effetti a Villani. Ecco il punto. è stato un autogol. No, alla fine. Posso spiegare una cosa, perché l'avete detto già prima. Ragazzi, era la mia idea mettere l'alert come tutti gli altri streamer di Twitch appena c'è la donazione, appena c'è il bits, appena c'è il follow. Ma c'è un problema. Tanti noi. No, siamo su StreamYard, è una piattaforma che noi paghiamo annualmente, che però non ci consente di fare questo, perché la piattaforma che consente di fare tutto questo è OBS, che è complicatissimo da usare per noi, soprattutto perché siamo dei... siamo scarsi nell'uso delle tecnologie, lo possiamo dire, Zero? Sì, beh, analfabeti, diciamo serenamente. Anche perché io ho il 10% di carica del telefono e bisogna vedere se resisterò. Il conduttore, guarda il conduttore. No, perché gli altri streamer che fanno queste cose sono streamer che vanno in live in uno, loro e basta. Quindi è facile controllare tutto. È facile controllare tutto. Fabio, contatta il dono sulla piattaforma. Mi stupisco, no, speciale. Ti contatto, sì, perché a febbraio scatta il rinnovo di StreamYard, quindi non so se mi dici che c'è, vediamo, dai. Ok, 400 spettatori, io ci sono da quando eravamo 32, no, in realtà però 32, non su siamo YouTube, mai stati 30. Su YouTube, dai. Quando c'erano, qua non voglio fare il dissing, quando c'era l'angolo di Minerva, eravamo in 32. Sì, quelli erano in 32, ma è una cosa che mi hai commissionato tu, tra l'altro, ti ricordo, sì. O quando facevamo le dirette in contemporanea con Sanremo, dei tempi. Però siamo in 432, quando viene il live video, dobbiamo giocarci questi ospiti nelle prossime settimane. Settimana prossima c'è la nuova maratona Coppa Italia. Don Vito. Don Vito. Ma chi è Vito? Shade. Don Vito, scusa. Don Vito. Ho chiesto. Ok, va bene. Vai. Arriviamo alla conferenza di Allegri. Linda oggi è silenziosa. No, ma infatti adesso le facciamo parlare perché abbiamo rotto il cazzo io, Villani. Allora, io parlo per me e per Villani. Confermo. Dunque, voi mi sentite bene? Sì. Sono solo io che vi sento un po' più piano, quindi urlate. Non sento come quei vecchi. Parole di Allegri. Oggi Allegri è riuscito a dire, Fabio, me la leggi tu, cazzate, per cortesia, che io... se me la dai te la leggo. Vabbè, Fabio, innanzitutto mi porti fuori a cena adesso. Se mi fai leggere, se mi fai leggere, o me la dai, potete fare, o me la potete prende. Fare una clip, per favore, potete fare una clip. Allora, no, capito, è arrivato. Io non so come funziona lì da te nel microclima, allora, dovrei... vale, di maglie. Dovrei aver trovato la dichiarazione. È solo un virgolettato. Vai. Allora, Allegri 2. Però qua scatta l'effetto, occhio. Rabiot è stato molto criticato l'altra sera, ma ha giocato contro Barella e... l'ha detto veramente, l'ha sovrastrato. Allora vai con il video. Che cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? Cosa devo aggiungere io, Zebra? Il mia fate Barella, Perdonatemi il francese, che è una delle lingue che non parlo. Guarda, la faccia di Lazzari vorrei fotografare io in questo momento, Ma anche quella di Mineo non era male. No, perché... sono sconvolto. Perché Mineo è andato dentro la credenza. Io ho visto l'imbarazzo generale, è lì che si è eclissata, quindi... Fermi, però, c'è qualcuno che dice che ha ragione, Linda. Ed è arrivato la prima volta, che ci scrive. Ha ragione, ragazzi, Gianni Riz, benvenuto. Ah, ok. Ha ragione? Ha ragione. Linda, ha ragione. Vorrei dargli ragione, però a quanto pare abbiamo visto due partite diverse, martedì sera o mercoledì o quando è che abbiamo giocato. Ma come fai a dire che Rabiot ha sovrastato Barella? Ma questo è un insulto all'intelligenza delle persone che si mettono a guardare le partite per 120 minuti per vedere la propria squadra perdere all'ultimo secondo. Cioè, ma
L'ha sovrastato nel senso che Rabiot è 2 metri di uomo, Barella è sardo, è 1 metro e un battiscoppa. Quello è stato il sovrasto di Rabiot su Barella, perché io ho passato 60 minuti di partita a non sentire il nome di Rabiot, era sparito, no, cioè non si sentiva in campo. Rabiot, lo dice anche chi è andato allo stadio in questi mesi a vederlo giocare, fa ancora più schifo dal vivo rispetto alla TV. Io non oso neanche immaginare cosa voglia dire vedere Rabiot dal vivo, e forse non ci tengo neanche a farlo. Però la dichiarazione di Allegri veramente è una presa in giro verso chiunque si metta a guardare una partita di calcio e provi a fare un minimo di analisi critica verso i calciatori e quello che fanno in campo. Veramente a questo punto guardiamo due partite diverse, noi e Allegri. Tu sei Rabiot, io no, meno male, non sono Adriano Rabiot, ragazzi. No, ma... E a Lia invece voglio chiedere, perché c'è anche l'altra dichiarazione. Intanto scusatemi se ogni tanto mi eclisso, ma sono le mie clienti che mi chiamano perché la roba non arriva, ma questi non sono problemi, evidentemente. E di roba, non stai parlando di roba? Cioè... No. Beh, okay. Vedi che sei... Mi dissocio. Cazzo ridi, Angelo? Lì. La combo allora... cliente più roba non è... Scusami, ti devi dissociare tu, Noni. Cazzo... Ma per chi mi avete preso? Poi, io non mi dissocio. Se gliela davi, te la leggevo. Andiamo avanti. No, Manu, ma no. Passiamo a rivalere. Posso dire che si sentiva la mancanza di casa McKennie? Sì. Si sentiva molto la mancanza di casa. Siamo arrivati a un punto... Io rivendico le mie origini del giambellino, ma è un giambellino bene. Stai peggiorando la tua posizione, basta. Il vicino, quello di sopra, sta andando al bagno, gli auguriamo il massimo sostegno. Lia, io ti volevo chiedere, oltre a Rabiot, c'è stato un altro giocatore fortemente difeso da Allegri oggi in conferenza, che è Alessandro. Ma sta già ridendo. Lazzari ha avuto un crollo mentale. Ma perché non l'avevo letto le parole di Allegri? Il discorso è... Occhio che Villani si sta muovendo con gli effetti, veloce. Dov'è finito, Alessandro? Finire. Cioè... Vabbè, almeno stavolta l'ha detto prima che gli ho parlato. Però cioè, ogni volta, anche se lo dice prima, io rimango stupito delle stronzate che tira fuori. Questa è un'abilità, Fabio. Allora, sta live è, cioè, vabbè, è la più bella che ho mai fatto. Bellissima, non ho mai riso così tanto. Ascoltami, Lia, tornando più o meno serio, cioè proviamoci. Vagamente. Alessandro, allora io adesso ho letto anche dei commenti, non solo su Twitter, ma anche su Instagram, sotto i post della Juve per quanto riguarda la partita di mercoledì sera, è un coro unico contro Alessandro. Cacciatelo, mandatelo via, fucilatelo, cose di questo tipo. Noi ci dissociamo, ovviamente. Però... cioè, il problema qui è che noi siamo destinati a fare una stagione come terzino sinistro Alessandro e Luca Pellegrini. A questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare, secondo te? Allora, io non ho sentito, letto la conferenza di stampa di Allegri perché stavo lavorando. Mi tediano terribilmente le conferenze stampa di Allegri perché sono un botto continuo di frasi fatte che posso pescare nei baci perugina, se ci fossero i baci perugina dalle conferenze stampa. Sono sempre le stesse cose, trite di trite, non ha parlato mezza volta di campo negli ultimi 5-6 anni. Detto questo, non ha sbagliato totalmente a non buttare altra carne sotto il fuoco di Alessandro. Perché un giocatore che ti fa un errore così in una finale di Supercoppa e regala al 120esimo la vittoria agli avversari, tu alla conferenza stampa di 2 giorni dopo, prima di una partita, non puoi dire Alessandro è stato un coglione, sesquipedale, dobbiamo buttarlo alla continassa per concimare i campi. Lo devi difendere, lo devi proteggere, lo devi anche salvaguardare a livello psicologico, perché altrimenti già questo è bruciato. Finisci di ammazzarlo.
di quello che era stato un po' fatto con Szczęsny, con effetti peraltro lì positivi. Esatto. Ma di base io sono sempre più o meno contro a torturare la gente, soprattutto in conferenza stampa. Cioè, il tuo allenatore non ti può dire, guarda, sei stato, te lo dice in privato, sei stato un coglione. Perché l'avete tolto? Ah no, ho sbagliato, io lo volevo mettere, scusa. Grazie. No, prima live e già per i complimenti, no, ma ha ragione. No, ma ragazzi, Lia, meritatissimi complimenti per Lia. Assolutamente, grazie. Assolutamente. No, ma questa live è la dimostrazione definitiva che di calcio alla fine ne capiscono di più le donne. Cioè, dico, non è che voglio dire, no, vabbè, in una maniera più assoluta. I rappresentanti uomini siamo io, Villani, Lazzari, Mineo che tira sulla qualità e ma. Cos'è che c'è scritto? Basta. Che babbo. Sta andando a finire veramente a schifo. Vabbè. No, sono meritatissimi i complimenti per Lia, ma idem dicasi per Linda. Questa è la qualità, pensa un po' te. Io dico solo una cosa velocissima su questo, a proposito dell'errore di Sandro in particolare. Vi rimando alla ottima analisi che ha fatto Dario Saltari, credo, per Ultimo Uomo, che prende in esame soprattutto l'ultima azione, come si comporta la squadra nell'ultima azione, in cui l'Inter di fatto ci assedia. Se Allegri fosse onesto intellettualmente, secondo me anche per salvare Sandro e per mettersi un minimo in discussione, perché è una cosa palese questa, metterebbe alla berlina il fatto che noi siamo troppo passivi in occasione del gol e per larghissime porzioni di partita. E torniamo, Simo, anche a quello che abbiamo detto, Fabio, torniamo a quello che abbiamo detto nella live partita, cioè che i nostri sono talmente così tanto sollecitati da fare stronzate assurde. Poi su Sandro il discorso è un po' più ampio, un giocatore che noi anche lì ci aspettavamo un'altra evoluzione, però è rimasto un po' quello. Però queste post-verità secondo me non aiutano l'Allegri comunicatore, non aiutano i giocatori, non aiutano i tifosi a credere in Allegri, perché tutte queste stronzate ti portano poi a non dar peso, appunto, come dice lì, a quello che lui dice in conferenza. Tutte le conferenze sono evitabili, potremmo tranquillamente leggerle a parte i refusi di tutto Juve, andrebbe bene uguale. Non si parla mai di campo, si parla solo di post-verità. Perché parlare sempre di Rabiot su Barello, di Alexandro che non ha fatto così male, è da post-verità. Comunque, per Edo che ha rinnovato l'abbonamento, io l'effetto ce l'ho perché, come ci dice la chat, è scomparso, quindi il giusto effetto è questo. Edo, ti ringraziamo comunque per l'abbonamento, 10° mese di fila con Amazon Prime. Edo, però, torna in live, questa casa si mette... Questo è la chat, te l'ha chiesto, ci dice... Troppo studio, tornerò presto. Va bene, dai, Edo, torna. Come sta? Ma io ti dedico gli effetti. Ma siete incredibili, veramente. Non mi apprezzate come dovrei. Ma quanto manca? Ma quanto manca? Molto, Edo, molto. Mi manca veramente tanto. Mi manca veramente tanto. Che cosa ha scritto? Basta Villani. Ma cos'è Lazzari? Ma Lazzari? Ma vergogna. Va bene. Vai, Zebra, vai. No, nulla. Quindi. Non so, ci sono, intanto fammi vedere se ci sono domande anche dalla chat ogni tanto, Fabio, perché... Sì, vediamo, no, dicono che Lazzari è silente, ma è meglio che stia zitto, se deve cacciare sti cartelloni è meglio che stia zitto, Lazzari! Ma Lazzari tra l'altro dov'è? Nel buio totale? Dopo i cartelli è stato rapito e si trova in una grotta. Siamo a mezzo... Sì. No, non posso parlare, cioè posso solo rispondere a monosillabi. Mi hanno rapito i poteri forti magliesi. L'intervista post partita di Landucci è stata fantastica rispetto a quelle di Allegri, ha parlato anche di calcio giocato. Io quella un po' me la son persa, non so se fosse vero. Beh, ma era venuta fuori la storia che tra i due quello bravo fosse Landucci, se non ricordo male. Da chi è venuta la storia, scusa? No, ai tempi, parlo ai tempi proprio. Ma scusa, Landucci sta nello staff... No, quello è un altro, quello della nazionale, adesso non ricordo il nome. Landucci si attribuì il cambiamento di Cardiff, probabilmente anche questa è una post verità, però il 4-2-3-1 si pensava fosse partorito più da Landucci che non Allegri, e infatti Allegri vi ricorse solo in situazioni estreme.
Ok, domanda, ma perché è nata sta cosa che Landucci sia il loco Bielsa? Magari è più catenacciaro di lui. Ma no, è vero, infatti. No, ma infatti nessuno... Cioè... Ma è solo un meme, cioè... No, esatto. Domandone, anche se... Fermi. Lombardo, 1973, domandona. Pensate anche voi come me che penso sia Andrea Agnelli, sia il peggior presidente... Sì, sia il peggior presidente che abbiamo mai avuto al netto della coppia Badogli... Badoglio Giglio, credo sia Cobolli Giglio. Badoglio Giglio è molto... Badoglio, io me ne sto andando. Io me ne sto andando. Giglio. Io me ne vado. Che Montblanc. Perché Badoglio Giglio? Vabbè, io su Badoglio potrei dire qualcosa. Comunque. No, stai calmo. Però non è possibile che ogni volta va a finire così, eh? No, comunque... Secondo me no. No, beh, dai, no, no, dai, sarebbe ingeneroso. No. 10 anni di trofei, no, dai. Dai, alla fine, cioè, al netto della gestione disastrosa degli ultimi... Cazzo fa quella... Donate una sub per liberare... Per liberare... Ha fatto pure la rima! Ha fatto pure la rima! Non credo fosse voluta, Mamma mia, che vergogna. Dalla, dalla. Che vergogna. Sta veramente degenerando la cosa. No, vabbè, dai ragazzi, adesso va bene tutto. Agnelli al netto della, della gestione disastrosa degli ultimi 2-3 anni, va bene tutto, ma cazzo, paragonarlo a Cobolli Gigli, che era anche riuscito nell'impresa di farsi chiudere al cesso da Thiago, cioè voglio dire, forse un po' troppo. Laudante giustamente fa notare come ad ogni effetto calino 20 spettatori. Però stasera c'è lui, la sua live è seria, niente effetti, non è Casavecchini, quindi avrà la media sicura. No, ah, quindi ripeto, questa è proprio una nostra prerogativa, Fabio, degli effetti. Allora, gli effetti live match durante la cronaca ci stanno. Casavecchini è proprio nata per gli effetti. È proprio indicata. Cioè, Casavecchini... No, è praticamente la live che l'argomento sono gli effetti intermezzati da... Esatto, cazzeggio creativo allegriano, giusto. Comunque stavo pensando a una cosa che mi è venuta in mente solo adesso, su Arriva Bene. Essendo io purtroppo anche una ferrarista, cioè io oltre al dramma di tifare Juventus, purtroppo tifo anche Ferrari, ho avuto... Scusa Linda, scusalo Linda, vai. No, ho avuto Arriva Bene come team principal della Ferrari dal 2015 fino a 2018, stagione compresa. Ed è vero, Arriva Bene ha una grande pecca che dal punto di vista comunicativo non sa comunicare, ma proprio zero. Non è mai riuscito a rendere ai giornalisti quello che stava facendo la Ferrari. Mediamente faceva schifo dalla seconda parte di stagione in poi, ma questo è un altro dramma. Meno che con Binotto, insomma. Sì, spezzo una lancia in favore di Arriva Bene. No, dato che Linda ha seguito le cose della Ferrari, l'impressione è che quando parla Arriva Bene abbia un po' il linguaggio un po' da strada, sì. Un po' troppo terra-terra. Sì. Ed è strano, sì, per un manager di quel tipo, ragazzi, però. Sì, perché era abituato a non mandarla a dire al team principal della Mercedes, cioè non è che avesse tanti problemi a mandare a fanculo gente come Toto Wolff o altri team principal, ecco. Però sì, Arriva Bene ha un grande problema comunicativo e non mi stupiscono le sue dichiarazioni alla Juventus da amministratore delegato che vanno contro praticamente quelli che sono gli interessi del gruppo squadra o magari anche gli interessi di Andrea Agnelli stesso. Linda, la confermi questa cosa qui? Sì. Ah, sì? Seriamente? Sì. Ma come? Cioè, team tecnici, coglioni? No, ma che vuol dire? Lo ricordo. E non aveva torto. E non aveva torto, tra l'altro. Però io me lo ricordo perché erano le 4 del mattino, perché Suzuka
essendo in Giappone c'è il fuso orario, quindi si guarda tutto la mattina presto, alle 4 del mattino in Italia, senti Maurizio arriva bene, manda a fanculo il gruppo dei tecnici della Ferrari, chiamandoli coglioni in mondo visione, senza tanti problemi. Io mi ricordo anche quando... Ah, voi arriva bene, non ricordo, un po'... Briatore, mi dà quell'impressione di vedere un pochino, so, è vero, un sogno, dobbiamo vendere un sogno. Io mi ricordo quando disse alla Masolina, ma non mi cagare, sai, il cazzo. Ma ce n'è uno alla Juve che non abbia problemi comunicativi? No. No. Non li prendiamo, se no. No. Tra l'altro io oggi ho visto un tweet bellissimo. Quale allenatore di Serie A sarebbe ottimo per fare il Presidente della Repubblica? Secondo me, solo per il discorso di fine anno, Allegri andrebbe benissimo. Tanto è un posto dove comunque devi fare meno possibile. Non allenare. Devi ringraziare. Arriva bene comunque di scuola Marchionne, diciamo che il rispetto dei dipendenti non fa parte di quella scuola di pensiero, nemmeno la pacatezza nella comunicazione, ma più che altro è anche il background manageriale di Arriva Bene, che se voi andate a vedere dove ha iniziato a fare il manager, che è l'azienda in assoluto che parla meno al mondo, anche perché anche. Se parlasse no. No, ma infatti Arriva Bene era uomo Marchionne, morto Marchionne, Arriva Bene è stato tagliato fuori dalla Ferrari, quindi non è difficile da questo intuire il feeling che c'era tra i due, ecco. Vabbè, questa è ordinaria amministrazione, cioè, ne avrei tante da raccontare sulla Ferrari, purtroppo. Andiamo avanti. Vai, Zebra. Secondo voi quale sarebbe la formazione migliore da ora fino a fine stagione? E questa è una domanda delle 100 pistole. Posso rispondere? Come si può dire? Angelo, vai tu. Vai assieme. Ragazzi, sento poco. Dove grazie, parlare. Grazie per la considerazione. Ma cagare, rispondo. Posso rispondere? Angelo, è bellissimo. È stata la sua risposta. Vai, no, comunque una formazione non schierata da Allegri vale come risposta. Ma non dire cazzate. No, perché c'è Allegri. Però quindi... il mio pensiero. Il 4-3-1 che abbiamo abbozzato a San Siro con Dybala al posto di Kulusevski, magari. Forse è quella. McKennie più a sinistra, un normodotato al posto di Rabiot a caso in mezzo accanto a Locatelli e si va avanti fino a fine stagione. Uno che non sovrasta le barelle, insomma. With the buzzer Peter dice Quadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini, McKennie, Locatelli, ma ragazzi, con tutto l'amore del mondo, ma come fate a mettere Chiellini in una formazione di tre che deve durare da qui fino a maggio? Ma è impossibile. Ma Chiellini... cosa gli chiediamo a sto ragazzo, dai? Cosa gli chiediamo a sto ragazzo? Questo è bellissimo. Szczęsny, Quadrado, De Ligt, Chiellini, ancora Chiellini, Artur, numero 4, Locatelli, Dybala, McKennie, Morata e l'alziamo. Il numero 4 è un cyborg di Dragon Ball. Dirà chi è il numero 4 stasera. Il numero 4, che comunque, come dice Paul Laudante, ci servirebbe, spoiler, è stato identificato ad oggi, poi dopo vediamo se è una dimarziata o meno, in Ruben Loftus-Cheek. Qualcuno lo conosce? È una mezzala molto, molto fisica che può variare su tutto il fronte offensivo, però secondo me Allegri ne fa una mezzala da 4-3-3 con lui da un lato, McKennie dall'altro e Loca dietro a coprire le praterie. Magari con Allegri quindi gioca, avrebbe nel caso il grande merito di toglierci dai coglioni Rabiot. Sì, però secondo me non risolverebbe granché, ne abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno del frangiflutti, non della mezzala che va a fare gol, secondo me. Però con Allegri giocherebbe. Anche perché Loftus-Cheek non fa gol, ne ha tipo una decina in carriera, esagerando, mi sa che ne ha fatti 6, tipo due o tre anni fa che era in prestito, non mi ricordo neanche dove, al Chelsea. Al Crystal Palace. Chelsea quest'anno ha fatto 12 partite, 4 da titolare, un assist, penso per miracolo a questo punto. È un legnaiolo che non aggiungerebbe, non toglierebbe niente. Però tanto ormai... Laudantes giustamente mi dice, da qui a un 4, non esageriamo. No, io ho detto, cioè ho detto il 4, ma mi sono riagganciato per dire centrocampista, ecco.
identificato per sostituire Artur, che è una cosa, diciamo, indirizzato verso l'Arsenal del maestro Arteta. Loftus-Cheek è un Pogba che non ce l'ha fatta. Beh, considerato che la Juventus è una squadra di calcio che non ce l'ha fatta, direi che sarebbe perfetto. Se Artur va all'Arsenal, chi prendiamo realisticamente parlando? I nomi che sono venuti fuori sono quelli di Loftus-Cheek, Guimaraes, che a me per esempio piace moltissimo, ma che costa parecchio, e forse qualcos'altro, non ricordo più. Forse ne era venuto fuori un altro, ma insomma, sembra essere ecco. Mecengino giustamente dice centrocampo Rabiot, Guimaraes è ben avviata comunque. La trattativa Guimaraes è ben avviata perché il Lione chiede 45 e la Juve offre 0. Ci siamo perfetto. Quasi. Ah, okay, il gap okay. È riuscito. Il margine è minimo, ok. Esatto. No, Lombardo comunque, Pjanic non arriva, Pjanic non arriva, ragazzi. Ma Pjanic, ragazzi, no, Pjanic ormai si è andato... Dai, basta. È un rischio scongiurato, Pjanic ormai... Per fortuna non ascoltano Allegri, perché... No, sai perché, Fede? Perché ci troveremmo in questa squadra con tanti problemi con Pjanic-Witzel. Secondo me sarebbe una cosa aberrante. Quindi quando, sì, per fortuna sì. Una cosa buona, non ascolta, arriva bene, non ascolta Allegri. Mind e Caparezza. No. Bel sì, circo. No. Ma no, ma perché arriva bene giustamente dal suo punto di vista, per l'amor del cielo, lui tenderebbe a, diciamo, ad acquistare asset per la società, eventuali asset, non giocatori fatti e finiti che poi comunque non rivenderesti, ecco, che fondamentalmente è quello che ha fatto il Milan, o che fa il Milan, o cose di questo tipo. Poi il Milan ad oggi non è ancora venduto nessuno, quelli che sono andati via a zero, però comunque ha dei giocatori di alto livello, che sono diventati di alto livello, ecco, bravo. Bravo Real Pezzo, la Juve spinge per Guimaraes, ma sulla porta c'è scritto tirare. Benissimo, ecco qua, Villani. Tu Fabio, Guimaraes? No, magari risolverebbe magari buona parte dei problemi della Juve. Ma magari, tra l'altro sarebbe un investimento più onerosi della Juventus a centrocampo da tempo immemore, perché Locatelli alla fine... Da Pjanic. Da Pjanic. Da Pjanic, sì. Sì, sì. Se parliamo di 45... Pjanic 40 fu, no? Giusto? La clausola. Credo sui 30. Credo sui 32, 32. In 32. Va bene, okay. Facciamo occhio che è meglio. Ti offre di più. Facciamo occhio che è meglio. Locatelli, no. Locatelli lo paghi. No, Loca, c'è Loca. È vero, c'è anche Loca, è vero. Vabbè. Va bene. C'è una richiesta per Zebra. Zebra, ci fai un Maurito su due piedi, tanto per... Che cos'è un Maurito? Un cocktail nuovo? Che cazzo è? Zebra, mi faccia un Maurito. Ma che... Vabbè. E oggi anche Lia. No, è vero, Artur 70. Dimenticate Artur 70, sì, vabbè, ma quelli non li abbiamo tirati fuori, quindi va bene. Quelli al massimo ci mettono quelli dentro, non fuori. Quelli furono una rapina a mano armata a Barcellona. Con l'infortunio di Chiesa, Depay ci farebbe molto comodo. Sì, sono d'accordo. Stavolta sono relativamente... Scusate, with the buzzer beater dice, tra l'altro Romeo ha detto che Lione accetterebbe anche il prestito, ovviamente con un obbligo, immagino, ma nemmeno questo ci basta. E no, per forza, anche perché con l'obbligo io voglio dei soldi. Va bene, sta andando via Fede di Around the NBA, mi sa che andiamo via pure noi, ragazzi. Un'ora e 32 di live. Allora io ringrazio tutti, ringrazio. Aspetta, gli effetti. Ringrazio gli effetti. Ringrazio gli effetti. Che cazzo devo fare? Grazie agli effetti. Ma che okay. Uscita è? Ma metti una musichetta del... Vai, continua. Vabbè, allora io ringrazio Manu. Ringrazio Simo. Scusaci, Simo. Ping pong. Grazie a te. Basta Villani, io sono... Aspetta, no, tra poco devo fare un favore ad Angelo, appena vai con Angelo. Ok, ringrazio Lia e complimenti per il tuo esordio, Lia, sei andata... Grazie, ciao a tutti. Che cazzo. E questa è quella della cassa, tra l'altro, c'è cioè, la musichetta della cassa. Vabbè, ringrazio Linda... Grazie, wow! Non
Meglio la cassa. Prossima conduzione la fai tu, perché a me tra un po' veramente vengono i nervi a fior di pelle. Ringrazio Angelo. Questo approvato, bellissimo, grande, grande. Lo sapevo, l'ho fatto apposta. Che disastro. E un grazie a Fede Zebra. No, volevo ringraziare anche Vi. Adesso ecco, infatti, no, ringrazio Milani, voglio vedere quale mi devo mettere. Vai, ringraziami. Grazie Fabio, grazie mille soprattutto per gli effetti. Grazie a tutti della chat, ragazzi. Ci aspetta, facciamo un ride. Intanto fammi ricordare che stasera alle 22 sì. FTT siamo tutti teorici con Laudantes, Cravotti, chi c'è? Pellecchia. Quindi tanta, seguitela tanta. Ragazzi, sto facendo un ride ad un canale in cui c'è Romeo, quindi siamo perfettamente Perfetto. In tema, sono amici nostri, sono molto bravi, gol Italia, abbiamo sto ride. No, perché non me lo fa un canale dove c'è Romeo, è semplicemente dove lavora. Cioè. Dove lavora? No, c'è. Ma in questo momento c'è Romeo, ma scusami, però aspettate che non me lo sta facendo fa, un attimo. È di Romeo il canale, non lo so. Sì, vabbè, ho capito, il proprietario è diventato, porca puttana. È amministratore delegato a Grecia adesso. Allora, vediamo se riesce Lost, vediamo. Okay. Vediamo, Ciao grazie, ragazzi. State lì. Ciao, è andato? Ciao. È andato, aspetta, vediamo se ringraziano. Sentiamo se... Ringraziaci! Chiudi la trasmissione. Siamo ancora live. Siamo ancora live in tutto ciò. Sì, sì, non siamo live. C'è effettua l'hosting. Non siamo live. Sì, siamo live. Sono...